scendono intorno a noi, quando il dolore sembra oscurare il cielo sopra di noi. In onore di San Giustino de Jacobis, un santo molto importante perché è un santo missionario, però ahimè non molto conosciuto neppure da noi, neppure nella città di Brindisi. Voi sapete che l'unico motivo per cui fu intitolata una parrocchia a San Giustino de Jacobis, nonostante il santo sia un santo di origini lucane, che poi è andato in Africa, eccetera, ma l'unico motivo era perché la sua ordinazione sacerdotale è avvenuta a Brindisi, nella cattedrale di Brindisi, quindi per il fatto che nel suo viaggio verso l'Africa, dal Napoli fino all'Africa, adesso non vi saprei dire con precisione, ma passando da Brindisi fu ordinato sacerdote, e allora per questo motivo noi abbiamo anche una parrocchia intitolata San Giustino de Jacobis. Santo Vincenziano, poi la presenza delle suore anche vincenziane, ci aiuta a ravvivare la sua memoria. Questa sera è una preparazione molto semplice, come sapete, come abbiamo fatto ogni anno, abbiamo sempre dedicato una serata a un concerto o a qualcosa che insomma avesse attinenza con la vita di San Giustino.
Oggi, quest'oggi invece ascoltiamo una rassegna di canti, saranno 7-8 canti al massimo, intervallati da alcuni brani che sono episodi della vita di San Giustino in maniera molto rapida, alcuni episodi della vita di San Giustino, alcuni anche spunti di riflessioni tratti da lettere encicliche, dal Papa, eccetera. Ma disponiamoci così all'ascolto, un ascolto meditativo. Per questo ringraziamo il gruppo Ruart, che conosciamo e che veramente è stato molto disponibile a offrirci questa serata o a stare in mezzo a noi in questa serata per aiutarci soprattutto a pregare, a riflettere e a vivere con intensità questi giorni. Buon ascolto a tutti. Facciamo prima, sì, seguendo lo schema, c'è prima, sì, seguiamo lo schema, la lettura e poi subito i primi due canti. Giustino nasce nel piccolo borgo montano di San Fele, in provincia di Potenza, il 9 ottobre del 1800. È settimo di 14 figli. La sua è una famiglia benestante, di salda fede cattolica, e sarà soprattutto l'intensa religiosità della madre Giuseppina ad avere un influsso determinante sulla sua formazione. Quando la famiglia nel 1813 si trasferisce a Napoli, Giustino viene affidato al convento dei Carmelitani per completare la sua formazione ed essere guidato nel discernimento vocazionale. All'età di 18 anni entra nel noviziato dei Lazzaristi, la congregazione missionaria fondata da San Vincenzo De Paoli. Qui segue gli studi con grande profitto, fino all'ordinazione presbiterale che avviene a Brindisi il 12 giugno 1824. Ma ancor prima dell'ordinazione, i suoi superiori lo inviano missionario ad Oria e già nel primo anno di sacerdozio predica a Brindisi gli esercizi spirituali ai seminaristi. In questi anni di formazione assorbe pienamente l'ideale missionario vincenziano ancor prima di attuarlo nelle opere. Sono gli anni che lo vedono instancabile nella predicazione anche a Monopoli e a Lecce, dove rimane fino al 1835, quando viene inviato a Napoli, nella casa generalizia, come direttore del noviziato. Sono anni intensi, segnati da una gravissima epidemia di colera, e Giustino si prodiga giorno e notte nell'assistenza dei malati e dei moribondi. Questo comportamento lo mette in cattiva luce agli occhi dei superiori, i quali temono che trascuri il noviziato. Gli angusti confini dell'Italia meridionale sembrano inadeguati all'incontenibile zelo apostolico di Giustino, che avverte sempre più chiara la sua vocazione di annunciare Cristo a tutti i popoli della terra. Nel 1839 viene inviato in Abissinia. Il viaggio da Civitavecchia a Massaua dura 5 mesi ed è costellato da disagi, fatiche, pericoli di ogni genere che in alcuni momenti mettono a rischio la stessa incolumità di Giustino e dei suoi accompagnatori. All'arrivo incontra il potente ras locale, che lo accoglie amabilmente, ma non gli consente di esercitare il culto. Giustino però ha bene in mente il suo programma missionario, che richiede grande accortezza nelle relazioni con le autorità locali e con il credo e con il clero ortodosso abissino, e compie la scelta di tenere un profilo basso. Evita di fondare grandi missioni, privilegiando uno stile povero ed itinerante. Così scrive un suo biografo.
prese l'abito dei monaci etiopici, vestendo una tunica di tela bianca, pantaloni bianchi, un berretto di cotone a maglia alto e resistente e il mantello bianco di tutti gli abissini. Ai piedi portava sandali, pur cercando di andare scalzo come tutti quelli del paese. «Io amo fin la forma dell'umile loro vestire», soleva dire.
Per entrare in relazione diretta con la popolazione locale, Giustino impara l'amarico e il tigrino e traduce in queste lingue il catechismo, iniziando così quel processo di inculturazione della fede che avrebbe trovato accoglienza piena solo con il Concilio Vaticano II. Numerose sono le conversioni che scaturiscono sia dalla sua predicazione appassionata che dalla coerenza della sua vita con il messaggio evangelico. Queste conversioni avvengono non solo tra la gente comune, ma anche tra i dignitari e persino nel clero ortodosso. Ormai la gente abissina, che ha una particolare devozione per la Vergine Maria, comincia a chiamarlo Abba Jacob Mariam, padre Jacobis di Maria Vergine. Giustino non tralascia la complessa attività diplomatica, con la speranza che la divisione tra la Chiesa abissina e la Chiesa di Roma venga colmata. È un lavoro paziente e delicatissimo, che richiede prudenza e accortezza, soprattutto durante gli incontri tra le delegazioni, al fine di stabilizzare la Chiesa cattolica di rito abissino e promuovere la costituzione di un clero locale. Nel 1844 fonda la sua quarta missione, con annessa scuola e seminario per la formazione del clero autoctono. Questo luogo diventa un riferimento per tutti coloro che si vogliono convertire, ma è anche la causa dell'intensificarsi della persecuzione ad opera del vescovo eretico copto Abuna Salamà. Anche la stessa ordinazione episcopale avviene tra contrasti e difficoltà. A parere di tutti è giunto il momento che anche la prefettura apostolica dell'Etiopia settentrionale abbia il suo vicario apostolico. Monsignor Guglielmo Massaia propone a Roma per quella carica il padre Giustino, perché lo ritiene il più idoneo e perché è stimato e consultato persino dagli scismatici. Papa Pio IX, il 6 luglio del 1847, lo nomina vescovo titolare di Nicopoli e vicario apostolico dell'Abissinia. Ma il Massaia deve lottare 6 mesi per convincerlo ad accettare l'ufficio di cui Giustino si considerava indegno e incapace. La cerimonia dell'ordinazione ha luogo il 7 gennaio del 1849 di notte, durante la persecuzione che lo ha costretto a ritirarsi a Massaua. 2 casse sovrapposte in una casa formano l'altare maggiore. 2 preti abissini che non conoscono il latino fungono da testimoni. 1 sola mitra e 1 solo pastorale servono successivamente ad entrambi i prelati. Nulla è risparmiato a Giustino. La persecuzione, la calunnia, l'esilio, l'isolamento ed infine la prigione. A Gondar, il santo, viene gettato in prigione con diversi cattolici, tra cui il beato Gebre Michael, che in seguito morirà per le sofferenze patite. E si salva dalla pena capitale soltanto perché l'Abuna Salamà, suo acerrimo persecutore, aveva rifiutato di assumersi dinanzi a Dio la responsabilità della sua morte. Prostrato dalla malattia e dal caldo torrido, si lascia convincere dai suoi fedeli discepoli a spostarsi verso l'altipiano, ma la morte lo coglie il 31 luglio del 1860 alle ore 15, a poca distanza da Ebo, con la testa appoggiata ad un sasso. Le ultime sue parole sono: vi raccomando di sperare molto, di essere forti nella fede, di crescere continuamente nella carità e di evitare la maldicenza. Pensate che dovete essere la luce dell'Etiopia. Il processo di beatificazione inizia il 13 luglio del 1904, sotto il pontificato di Papa Pio X, e si conclude il 25 luglio 1939, essendo Papa Pio XII. Nel 1975
Papa Paolo VI lo proclama santo. Nel corso dell'omelia dice: Giustino de Jacobis ha un solo torto, quello di essere poco conosciuto.
A Guala, Monsignor Guglielmo Massaia fece gli esercizi spirituali con il santo prima di procedere alle ordinazioni dei giovani che stava preparando al sacerdozio. Nelle sue memorie così parla di lui. Vedere quell'uomo, sempre grave e piacevole ad un tempo, parco nel vitto e semplice, modesto e disadorno nel vestito, cortese e caritatevole nelle maniere, nel discorso sempre pronto a dire una parola edificante, inseparabile dai suoi allievi, che egli trattava con la dolce autorità di padre e con l'affettuosa familiarità di fratello, sempre con essi nelle faccende, nel lavoro, nelle refezioni, nella preghiera. Vederlo celebrare la Santa Messa come un estatico, assistere alle orazioni comuni con un raccoglimento e una pietà angelica. Vederlo, insomma, vivere una vita in cui era sposata la ritiratezza dell'anacoreta con lo zelo dell'apostolo, era per noi una predica vivente. Thank you.
Dal primo discorso di Giustino agli Abissini, 26 gennaio 1840. Voi siete i padroni della vita mia, perché Dio mi ha data questa mia vita per voi. Se voi volete il mio sangue, venite, aprite le mie vene, fatelo tutto scorrere, è tutto vostro. Voi ne siete padroni. Per le vostre mani io morrò contento. Se non vi piace di darmi così una morte che io bramo, allora tutta la vita che mi resta la voglio spendere per voi. Per voi pregherò, per voi studierò. Se siete afflitti, io verrò a consolarvi in nome di Gesù Cristo. Se voi siete poveri, io vi verrò a soccorrere in nome di Gesù Cristo. Se siete nudi, vi darò le mie vesti per coprirvi. Se siete affamati, vi darò fino il mio pane, in rete con Gesù, per saziarvi. Se siete ammalati, chiamatevi, e io volerò da voi, mi coricherò ai vostri fianchi. Se volete che vi insegni quel poco che so, lo farò con grande piacere. Adesso io non ho più niente su questa terra. Su questa terra non ho più padre, non ho più madre, non più patria. Solo Dio mi resta ed il caro popolo cristiano di Abissinia. Voi siete adesso i miei amici, voi i parenti miei, voi i fratelli e le sorelle, voi il mio padre, voi la mia madre.
Paolo VI, discorso di canonizzazione, 26 ottobre 1975. Dobbiamo poi rilevare come nell'apostolato in terra africana, la quale ben presto divenne per lui la seconda patria, emersero chiaramente due note singolari che ci sembrano direttrici assai valide per l'opera missionaria, quale viene intesa nell'età moderna. Ordinato vescovo, San Giustino de Jacobis ebbe anzitutto la costante preoccupazione di formare il clero indigeno, anticipando così la linea della pastorale vocazionale, che soprattutto dopo il Concilio Vaticano II deve essere ormai considerata acquisita in seno alla Chiesa. Lavorando nel Tigre, ad Agua e poi a Guala, egli applicò i carismi della sua vocazione nel suscitare, raccogliere, educare le vocazioni tra i fedeli delle nascenti comunità cristiane. E per preparare i sacerdoti indigeni, egli fondò un seminario a cui diede il nome di Collegio dell'Immacolata. Con viva soddisfazione, in una lettera a noi indirizzata dai presuli della Conferenza Episcopale Etiopica, abbiamo letto queste parole:
Il beato Giustino de Jacobis è stato padre per la Chiesa d'Etiopia. Ha infatti rigenerato l'Etiopia cristiana alla pienezza di quella fede cattolica che aveva ricevuto dal suo primo apostolo, San Frumenzio. La seconda direttrice fu per lui l'azione ecumenica, operando in un ambiente d'antica tradizione religiosa. Egli volle accostare i fratelli separati, i copti etiopici ed anche i fedeli musulmani, eppur se per questo andò incontro a gravi ostilità ed incomprensioni, intese dare incremento ai valori cristiani ivi esistenti, mirando all'unità ed all'integrità della fede. Sono questi i principali elementi che noi abbiamo enucleato dalla vita del Santo e che vogliamo ora suggerire alla vostra meditazione. Oggi è festa, ripetiamo, in tutta la Chiesa, perché un altro suo figlio è annoverato tra i santi e la causa missionaria, sempre essenziale e perenne nella Chiesa, può oggi contare su un altro intercessore e patrono. Noi dunque dobbiamo invocarlo perché egli continui a diffondere la sua luce, ad inculcare il suo esempio, a trasmettere la sua eredità spirituale a tutti i missionari. E lo invochiamo in particolare per la terra etiopica, che vide l'ardore della sua carità e delle sue fatiche apostoliche, e lo invochiamo per l'intero continente africano. Thank you.
era l'ultimo canto, purtroppo. Grazie, adesso ci voleva l'applauso liberatorio. Ecco, per voi, grazie per questa serata meravigliosa di preghiera, di ascolto, di silenzio, e anche grazie per la vostra disponibilità, perché non è facile mettersi insieme, però quello che si può dire è che si percepisce che lo fate con passione, cioè quello che fate lo fate con passione, e nella Chiesa San Giustino, avete ascoltato, ha fatto tutto con passione, con entusiasmo, e voi ribadite questo, che non ha senso vivere senza entusiasmo, perché Gesù è venuto per un'unica cosa soltanto, perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Grazie. Non so se li possiamo sottoporre o siamo stanchi. Scegliete voi un canto. Vogliamo fare un unico bis, come mi vuoi, per caso? Se volete, quello che conosciamo di più. Oppure? Come tu mi vuoi. O quale volete voi?